Guarda che bei porcellini! 5 porcellini saltavano sul letto, uno cadde giù e si ruppe il cervelletto. Chiamano il dottore ha detto: basta porcellini che saltano sul letto. Quattro porcellini saltavano sul letto, uno cadde giù e si ruppe il cervelletto. Chiamano il dottore ha detto: basta porcellini che saltano sul letto. Tre porcellini saltavano sul letto, uno cadde giù e si ruppe il cervelletto. Chiamano il dottore ha detto: basta porcellini che saltano sul letto. Due porcellini saltavano sul letto, uno cadde giù e si ruppe il cervelletto. Chiamano il dottore ha detto: basta porcellini che saltano sul letto. Un porcellino saltava sopra il letto, ma poi cadde giù e si ruppe il cervelletto. Chiamano il dottore ha detto: ora porcellini andate dritti a letto. Mamma, 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 Bingo zoppica! Credo si sia fatto male alla zampa! Oh cielo! Diamo un'occhiata! Oh, è solo una piccola spina! Oh no! Oh, povero Bingo! Povero Bingo! Se inciampi, scivoli o cadi, se sbatti e ti fai male, per una scheggia o un graffio, un morso, una puntura o una ferita, ci si fa male, c'è una cosa da fare, anche solo se una piccola bua, c'è sempre una cosa di cui hai bisogno. È T-A-C. Cos'è T-A-C, mamma? È l'acronimo di Tenere Amorevoli Coccole. Che cos'è? Beh, può essere una carezza, un bacio, un abbraccio, un nido, una nuvola, una tana. Esatto. Una coccola, un abbraccio, un po' d'amore. Sì. Raggomitolarsi sul tappeto. Se ci si fa male, c'è una cosa da fare, anche se è solo una piccola bua. Esatto. C'è sempre una cosa di cui hai bisogno. È ti A-C. È importante dire agli adulti se ci si fa male, perché possono decidere di cosa si ha bisogno per stare meglio. Oh, guarda, ho un dolore qui e ne ho uno piccolino. Una bua, un dolorino al pancino, per farla popò piccolino. Oh bimbo, chiama la mamma, vedrai, ti dirà cosa fare. Voglio un abbraccio grande, una strizzata. Voglio dei cerotti sulle ginocchia. Un po' di ghiaccio, sì, per favore. Ecco un sacchetto di piselli congelati. Se ti fai male, c'è una cosa da fare, anche se è solo una piccola bua, c'è sempre una cosa di cui hai bisogno. T-A-C. Che cos'è, ragazzi? È T-A-C. Esatto! T-A-C. Sì, T-A-C. Io voglio
voglio un po' di THC. Anch'io un po' di THC. THC. Dai, facciamo tutti un po' di THC. Ora della storia. Sì! Venite, sedetevi qui. Maxi. Un giorno, la mamma di Cappuccetto Rosso preparò delle torte deliziose per la nonna, che era a letto ammalata. Porta questi alla nonna e tirala su di morale. Ricorda di rimanere sul sentiero e di non parlare con gli sconosciuti. Vai dritto lì. Sì, mamma. Cappuccetto va per la foresta, seguendo il sentiero come avrebbe dovuto. Quando arrivò un furbo lupo, aveva fame e pensava: queste torte saranno buonissime. Cappuccetto, Cappuccetto, fai quel che mamma ha detto, e parlare con gli sconosciuti sta sulla tua via. Cappuccetto, Cappuccetto, nonna sta aspettando a letto nel suo cottage nella radura tra gli alberi. Il lupo pensò a un piano per ingannarla, così indicò alcuni fiori fuori dal sentiero. Vai a raccoglierli. Mentre lei li raccoglieva, lui decise di correre dalla nonna per aspettarla lì. Cappuccetto, Cappuccetto, c'è un problema davanti a te, che il lupo sta cercando di ingannarti. Cappuccetto, Cappuccetto, ha ingannato anche la nonna, e non è più lei che sta aspettando te. Cappuccetto Rosso arrivò al cottage. Nonna! Bussò alla porta con allegria. Dentro! Aspettandoli nel letto, il lupo si schiarì la gola e disse: Cappuccetto, vieni da me! Nonna, oh nonna, che occhi grandi che hai! Per vederti meglio, mia cara, avvicinati! Nonna, oh nonna, che orecchie grandi che hai! Per sentirti meglio, mia cara, un po' più vicino! Nonna, oh nonna, che denti grandi che hai! Per mangiarti meglio, mia cara! Cappuccetto, Cappuccetto, il lupo saltò fuori dal letto, seguita solo per divertimento. Cappuccetto, Cappuccetto, il taglialegna si precipitò. Ehi, tu! Prendi la sua ascia e il lupo scappò via. Ora fuori! Per fortuna, il boscaiolo stava lavorando nelle vicinanze. Ha recuperato la nonna dalla credenza e nonna! Poi tutti hanno bevuto una tazza di tè e una fetta di torta appena sfornata. Adorabile! Non parlerò mai più con gli sconosciuti, nonna! Quel vecchio lupo furbo non si fece più vedere e la nonna e Cappuccetto Rosso vissero felici e contente! Ora, chi desidera una torta appena sfornata? Sì! Sì, mamma, sì! Sì, mamma, sì! Nella vecchia fattoria, ia, ia, oh! Quante bestie a zio Tobia, ia ia oh. C'è la mucca, mucca, mu, mu, mucca. Nella vecchia fattoria, ia ia oh. Nella vecchia fattoria, ia ia oh. Quante bestie a zio Tobia, ia ia oh. La gallina, lina, la gallina. Nella vecchia fattoria, ia ia oh.
vecchia fattoria, ia ia oh. Quante bestie a zio Tobia, ia ia oh. C'è il maiale, iale, il maiale, nella vecchia fattoria, ia ia oh. Nella vecchia fattoria, ia ia oh. Quante bestie a zio Tobia, ia ia oh. C'è la papera, papera, pa, pa, papera, nella vecchia fattoria, ia ia oh. Nella vecchia fattoria, ia ia oh. Quante bestie a zio Tobia, ia ia oh. C'è la pecora, pecora, pe, pe, pecora, nella vecchia fattoria, ia ia oh. Sono in dieci nel letto e il più piccolo ha detto rotoliamo, rotoliamo. Rotolando, rotolando, poi uno cadde giù. Ai! Sono in nove nel letto e il più piccolo ha detto rotoliamo, rotoliamo. Rotolando, rotolando, poi uno cadde giù. Ai! Sono in otto nel letto e il più piccolo ha detto rotoliamo, rotoliamo. Rotolando, rotolando, poi uno cadde giù. Ai! Sono in sette nel letto e il più piccolo ha detto rotoliamo, rotoliamo. Rotolando, rotolando, poi uno cadde giù. Ai! Sono in sei nel letto e il più piccolo ha detto rotoliamo, rotoliamo. Rotolando, rotolando, poi uno cadde giù. Ai! Sono in cinque nel letto e il più piccolo ha detto rotoliamo, rotoliamo. Rotolando, rotolando, poi uno cadde giù. Ai! Sono in quattro nel letto e il più piccolo ha detto rotoliamo, rotoliamo. Rotolando, rotolando, poi uno cadde giù. Ai! Sono in tre nel letto e il più piccolo ha detto rotoliamo, rotoliamo. Rotolando, rotolando, poi uno cadde giù. Ai! Sono in due nel letto e il più piccolo ha detto rotoliamo, rotoliamo. Rotolando, rotolando, poi uno cadde giù. Ai! Ce n'è uno nel letto, è il più piccolo e ha detto buonanotte! Con noi.
così.